Cravatte Marinelli dal 1954. È stato inaugurato questa mattina la strada statale, il nuovo tratto di strada statale 106 Ionica che va da Squillace a Borgia. Alla cerimonia hanno partecipato l'amministratore unico ANAS S.P.A. Pietro Ciucci, il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, il presidente della provincia di Catanzaro Vanda Ferro, il sindaco del comune di Catanzaro Sergio Abramo, quello di Borgia Francesco Fusto, il sindaco del comune di Squillace Guido Rodio, il sindaco del comune di Staletti Pantalone Narciso e il capo compartimento ANAS S.P.A. per la Calabria Vincenzo Marzi. Il nuovo tratto si inserisce nell'ambito dei lavori del secondo megalotto, lungo circa 17 km, compreso tra lo svincolo di Squillace e lo svincolo di Simericrisi, di cui è stata aperta al traffico un primo tratto funzionale di circa 12 km a novembre 2011 e che comprende inoltre l'adeguamento e il prolungamento della strada statale 280 dei Due Mari dallo svincolo di San Sinato allo svincolo di Germaneto per ulteriori 5 km. Il tratto che oggi inauguriamo quindi, affermato l'amministratore unico di ANAS Pietro Ciucci, completa l'asse principale del megalotto di 17 km e riveste un ruolo strategico sia nell'ambito del sistema dei trasporti e dei collegamenti regionali sia per la rilevanza che ha nel sistema dei corridoi autostradali stradali nord-sud-est-ovest, in particolare nell'ambito del potenziamento dei collegamenti del sistema Salerno-Reggio Calabria e Lecce-Taranto-Sibri-Reggio Calabria. La nuova opera consente di realizzare un collegamento veloce dal versante ionico della provincia di Catanzaro con la costa tirrenica e con tutte le aree di trasporto presenti. Il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti invece si è detto soddisfatto della nuova apertura di un'arteria importante per lo sviluppo della Calabria e non solo. Inoltre Scopelliti ha lodato l'impegno dell'ANAS per la realizzazione di questa opera e ringraziando l'amministratore unico di ANAS, Pietro Ciucci. Soddisfatto anche il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, secondo cui questa arteria stradale sarà importante per decongestionare il traffico del quadrivio in Alini, nel quartiere Marinaro, soprattutto durante il periodo estivo, nel quale ci sarà una maggiore circolazione di mezzi. Contenta anche il presidente della provincia, Vanda Ferro, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Rispetto ai lavori della provincia, un collegamento stretto, grazie anche all'impegno della Regione Calabria, attraverso il secondo lotto della Catanzaro Lido Crase Grimaldi, che devo dire, con l'apertura di quest'altro pezzo, il megalotto dell'ANAS collegherà perfettamente la zona che riguarda ovviamente la SS280 con il Basso Ionio. Questa è un'apertura importante, un giorno di festa per i tanti cittadini, per coloro che usufruiranno ovviamente soprattutto dal punto di vista turistico di quelle carenze infrastrutturali che fino ad oggi hanno attanagliato il nostro territorio. Un grazie ad ANAS, un grazie ovviamente alle imprese, ma devo dire mi accorgo un po' all'appello fatto oggi via stampa dal presidente della Camera di Commercio Paolo Abramo, nel senso che ANAS ha una grande tradizione, proprio per questo chiediamo quella giusta attenzione che in un momento di grande crisi devono avere sulle ditte locali subappaltatrici che spesso sono costrette ad anticipare i soldi con dei pagamenti, devo dire, troppo dilatati e troppo ritardati. Quindi in un giorno di festa anche l'impegno delle istituzioni nei confronti delle realtà economiche più sane e brillanti a riguardare anche quel rapporto che spesso tra il general contractor e ovviamente le ditte locali vede uno squilibrio importante. Oggi ci godiamo questa festa, ma i riflettori rimarranno accesi in un momento in cui le pubbliche amministrazioni spesso pagano in ritardo le imprese, e voglio ricordare a me stessa che dopo la sanità la prima e la seconda industria calabrese è rappresentata proprio dal settore dei lavori pubblici.